Ti prendi anche ballerini che sono qua. Palestina libera, Palestina libera. A oltre 74 risoluzioni dell'ONU che parlano Il messaggio della manifestazione è chiaro. Il primo messaggio è per esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese in particolare e ai Gazawi in modo specifico, perché in questi momenti stanno subendo fortissimi attacchi, bombardamenti e senza distinguere tra civili e militari, tra giovani, anziani, donne e così via. Per cui tutto il mondo è schierato a favore di Israele, a favore degli oppressori e contro gli oppressi. Abbiamo voluto dare una visibilità, una solidarietà agli oppressi. Noi da 75 anni viviamo questo problema senza interruzione. Israele da 75 anni bombarda, confisca, uccide, arresta, umiliazioni, distruzioni e profanazione dei luoghi sacri. E questo è, lo viviamo da 75 anni, per cui noi abbiamo, sappiamo benissimo che il dolore fa male, per cui noi per allontanarci sia noi che gli israeliani vogliamo un rispetto reciproco, vogliamo una pace giusta nella zona, vogliamo la fine dell'occupazione, vogliamo la liberazione di tutti i profughi, vogliamo il ritorno dei profughi palestinesi alle loro case di origine. Palestina libera! I negoziati di pace che ormai hanno fatto 30 anni, dopo 30 anni di negoziati, i territori palestinesi che erano destinati all'autorità palestinese, non ci è rimasto nulla. Ormai la Cisgiordania tutta diventata ai coloni, il governo attuale israeliano, governo fascista, governo di coloni, per cui non c'è nessuna prospettiva, nessun futuro per la pace, per cui se la comunità internazionale vorrebbe la pace deve fare pressione su Israele affinché rispetti i diritti del popolo palestinese. L'escalation, se la comunità internazionale si schiera per i diritti umani, si può arrivare a una pace giusta tra tutti i componenti del conflitto in corso.